faceva il muratore e sin da piccolo mi piaceva così stare in cantiere e ricordo che avevo questa passione, quella di prendere un pezzetto di tufo e con la martellina di cominciare a scavarlo, a tirare fuori qualche forma. Quando mio zio, mi ricordo, mi portava un pezzo di argilla, al tempo in cui faceva il presepe, preparava il presepe, e a me piaceva imitare, fare le figurette del presepe con quell'argilla. Seguivo i lavori di cantiere, eccetera. E nello stesso tempo poi di pomeriggio frequentavo lo studio di questo maestro, di questo artista trapanese, Giuseppe Aniello Cafiero. Effettivamente mi ha aiutato incoraggiandomi a venire nello studio e a imparare, diciamo, l'arte del dipingere proprio in maniera, così come si faceva una volta venendo a bottega. Tu dovevi cominciare dalla gavetta, cominciare a macinare i colori, cominciare a osservare, cominciare a fare gli abbozzi, preparare le tele. La prima opera pittorica che ho fatto, un ritrattino che lui mi ha fatto copiare di Ingres, un maestro della pittura neoclassica. Ho cominciato a dipingere proprio così come si faceva una volta, quindi a preparare l'abbozzo, una seconda mano, gli abbozzi via via sempre più completi, i passaggi di tono, preparare gli impasti, stenderli, diciamo, in maniera velata e poi a mettere un po' di pasta di colore, sfumare tutto, insomma, modellare, diciamo, il colore. Finalmente, dopo tanti di questi interventi, il ritratto veniva ultimato. E ricordo nel 1972, quando ho fatto la prima mostra, incoraggiata sempre da questo professore Cafiero, dice Alfredo, dice, perché non va a una mostra ora? E avevo, ricordo, una decina di dipinti, ho fatto una mostra e il primo quadro che ho venduto è stato quello che ha fatto nel suo studio. Questo è il ritratto di Mademoiselle Rivière, era il viso di una fanciulla, di una nobile donna inglese. Negli anni 90 io, diciamo, che ho cambiato il genere, quindi mentre prima era un discorso volto, come dicevo poco fa, alla riproduzione quasi fotografica di quello che stava intorno a me, ora invece è un discorso proprio che parte da me. Ho cercato di rinnovarmi e mi è costato un grande sacrificio, perché quando uno si abitua a una certa cosa e poi deve stravolgerla e cambiare, il cambiamento è sempre traumatico. Però ho messo insieme, per esempio, alcune correnti artistiche bellissime che mi hanno entusiasmato, come il cubismo, il futurismo e anche l'espressionismo, perché anche io, diciamo, mi ritengo modestamente un espressionista, cioè uno che tiene di più alla parte comunicativa. E allora ho intitolato, come dicevo, questa specie di creazione che ho fatto io, neocubo futurismo espressionista. Un po' lunga questa frase, che la dice pure lunga. In realtà ho preso alcune cose del cubismo che mi sono particolarmente, che mi intrigano particolarmente, come gli sdoppiamenti, come dire la scomposizione in figure geometriche, la scomposizione dei piani, per dare la sensazione allo spettatore che qualcosa venga osservato non da una sola angolazione, ma da una visione un po' più dinamica. Futurismo perché voglio esprimere il movimento. Espressionista, come dicevo poco fa, perché la cosa a cui tengo moltissimo è dare un'espressione, diciamo, forte, un'espressione molto comunicativa e che coinvolga soprattutto lo spettatore. Sono passato dalla scultura alla pittura, intanto perché pittura e scultura hanno sicuramente delle cose in comune. A me quello che mi piaceva moltissimo la rappresentazione, la resa dell'effetto plastico, gli effetti chiaroscurali, i passaggi tonali o timbrici, in modo tale da dare alla figura disegnata o dipinta una sensazione di rilievo. Il materiale che sollecita di più la mia fantasia è il legno, ovviamente, la radica, ecco, la radica, soprattutto dell'ulivo che si presenta sotto in varie forme e quindi a volte è cavo, a volte è pieno e ha delle forme strane. Sono un artista espressionista, a me piace di più dare, è l'espressione quella che secondo me conta di più, che so, del particolare perfetto, della resa anatomica di un determinata
di una situazione di muscoli, di tendini, eccetera. Ma tutto sommato la cosa importante è che riesca la figura che si vuole esprimere a comunicare qualche cosa. Se parliamo di scultori un po' più vicini a noi, più moderni, mi piacerebbe tantissimo non essere, ma essere vicino così anche, diciamo, magari all'altezza del suo cavalletto, del suo cespo, mi piacerebbe essere, che so, un Rodin, un allievo di Rodin. Non ci si può inventare artisti. Comprare i colori, comprare pennelli e improvvisarsi artisti, questo è quanto di più deleterio e più sbagliato possa esistere. Uno deve conoscere, poi puoi fare tutto quello che vuoi. E io per tantissimi anni, seguendo i suggerimenti di questo mio maestro, che mi diceva la cosa più importante è quella dell'osservazione della natura e uno deve riprodurre la natura. Però bisogna avere presente che cosa significa riprodurre la natura. Intanto osservare la natura, d'accordo, perché la natura è la maestra di tutto, la maestra di ogni insegnamento, però poi arrivato a un certo punto tu devi dare di questa tua osservazione la tua interpretazione, quindi la tua interpretazione soggettiva. Ogni opera d'arte, qualsiasi cosa che tu produci, se non riesce a livello emotivo a comunicare un qualcosa, un messaggio a chi la guarda, hai fallito, altrimenti hai semplicemente fatto un discorso fotografico. Prendi, copi e proponi. Quello che faccio sento di farlo, mi piace farlo e continuo a farlo. Poi i miei figli oppure quelli che verranno dopo, le generazioni dopo, se vogliono apprezzare questo loro antenato, questo loro genitore, che lo facciano pure, che conservino pure questi ricordi, queste opere, perché ogni opera chiaramente è un pezzetto di storia.